Welcome. Spa for men in Austria. Up to 100 girls. Shit. Not too bad, Guarda che roba. L'altro che ha la Watts gliela porta da lui, e una volta ho trovato anche un 469 qui, quindi con le Watts ha già avuto a che fare, e non è che sia molto professional, però vediamo un po' questa volta. Diciamo che uno che lavora, ma non è professional. Professional vuol dire, per esempio, i rivetti, cioè, adesso vi faccio vedere. I rivetti, cioè questi qua, questi dovevano avere una vite intorno, capito? Una rondella. Poi qua, questo, se sei con le maniche corte, cioè questo qua doveva essere ritagliato un pochettino qua sotto e non alzato così. Ecco, questa è professionalità. Invece così è lavorare, no? Capito? Professionalità e invece guardare i particolari. Questo è, this is what I call being professional. Otherwise it's just working out. Vabbè, dai, via. Sta piovendo, si sente? Questo sono un paio di container messi insieme. Adesso non voglio andare di là per non, no? Non ho questa confidenza. Ciao. Buongiorno. Quando sei dal meccanico da un'ora e impari a fare il tip-tap. Quando non sai più che cosa fare, giochi con i piedi. Avevo comprato questo, non mi ricordo neanche quando. No? MyCar, super pulitore tessuti, guarda che belli. Lo spruzzi e dopo gli passi, lo lasci un po' lì che agisca e dopo gli passi il panno per togliere l'eccesso della schiuma. Guarda che bello. Dai, è venuto benissimo. Questo toglie toglie, guarda, vedi come si fa lì? Toglie gli aloni, non lascia odore, però toglie magari tutti i batteri, perché qui i meccanici quando entrano non è che mettono il copri. Ciao Gindobre! Gindobre everybody! Gindobre! E,
non mettono il coprisedile, quindi salgono, scendono, si sdraiano per terra, poi tornano su. Questo non è venuto bene. Adesso rimane ancora un po' umido. Vedi qua, guarda, vedi com'è. E poi mi ha fatto vedere il meccanico, ieri l'ho ritirata. C'era un piccolo problema. Perdeva il liquido da due fibiette. Il liquido del, come si chiama, del radiatore. Perdeva il liquido dal radiatore da due fibiette bastarde. Vabbè, sostituito le fibiette, ho cambiato anche le luci, ho messo quelle un po' più forti, no? Queste qua. Ho messo due luci un po' più forti e qua, guarda, vedi qua? Non so se si vede, guarda la bolla. Questa è ruggine, eh? Questa è una che sta fiorendo praticamente. Questa qui sta fiorendo dall'interno. Il meccanico, cioè non c'è un meccanico che mi dica, cazzo che macchina nuova. No, tutti pensano che sia stata restaurata, vecchia, restaurata. E mi fa, guardando i pezzi arrugginiti, mi fa: questa macchina tra 5 anni la dovrei rifare totalmente. Grazie, lo so già. Infatti qua sta fiorendo. Dov'è? Qua così. Non so se si vede, ma qua sta fiorendo la ruggine. Viene fuori. Cioè, vi dico, indipendentemente dal lavoro che gli fai, tuttavia qua nell'interno, mettendogli un prodotto che adesso non mi ricordo qual era, me l'ha abbastanza riparato. No, me l'ha abbastanza riparato. Tuttavia, copri da una parte ma ti esce fuori dall'altra. Ho cambiato meccanico. Adesso guarda. Sono contento che questo è pulito, adesso sistemo ancora questo e il gioco è fatto. Così faccio anche questo, capito? Per farlo un po' più, perché qui non sembra, ma gli diamo una pulitina anche qua, dai, professional. E via. No? That's okay. Guarda che bello. Come nuovo. Che perdeva era questo tubicino che c'è lì sotto, non quello di metallo, l'altro. Le due fibiette facevano perdere il liquido del radiatore. Ma questo qui è il posto dove alla fine si infilano, cadono i pezzi e dopo vagli a raccogliere qua, capito? Non ti entra la mano. Vedi, là c'è un pezzo di plastica, un minchiatina di plastica, là c'è qualche cos'altro, va a sapere che cos'è, un anellino di metallo, là un dado. Insomma, poi qua cade tutta la roba e si fa tutto lo sporco e non riesci a prenderla sta cazzo di roba. Guarda, vedi? È tutto intubato qua, non si riesce a mettere la mano. Se hai la mano grossa è un casino. Guarda che. Senti tutta la rumenta? Non la senti tu, ma io la sento perché c'ho la mano dentro. E dove la tiri fuori qua? No? Guarda. Qui rischio ancora che strappo qualche tubo. Guarda, 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 che schifo. Capito? Un casino lì. Cioè, qua sono tutti tubi, condotti gas, riscaldamento. Qui tocchi ancora qualche cosa, non si sa mai quello che succede qua. No? Smonti una fibbietta qui, sei
Se sei un po' ipocondriaco, tu vai dal dottore, il dottore ti racconta qualche cosa e tu ce l'hai. È la stessa cosa come quando vai dal meccanico, magari ti dice delle cose e dici, ecco, sì, ma perché no? Cioè, insomma, alla fine ci credi, no? Questo è il vano batteria e vano impianto elettronico del gas. Ottima. Hai capito? Ora, una cosa importante che già ho comunicato precedentemente in qualche altro video, è importante questa crista qua, quando apri, che questo qua sia dentro, cioè sia all'interno del sedile. Qua adesso che ho portato la macchina al meccanico, questa, fuck, non la trovavo più. Praticamente il meccanico l'aveva chiusa dentro. E dicevo, ma dove cazzo è andata? L'hanno chiusa dentro, no? E quindi niente, poi alla fine l'ho trovata. Ho detto, ma dov'è? Alla fine l'ho trovata. Visto questo gasket, quello lì l'avevo già cambiato tempo fa. E mi hanno pulito anche la testata sopra, perché? Perché quando ho aggiunto l'olio, il negozio che mi ha venduto, che è anche il meccanico, mi fa, ho chiesto, ma ce l'hai un imbuto? E allora mi ha dato un imbuto, ma aveva il beccuccio che era troppo corto e non si inseriva direttamente lì nella bocca. E quindi, fuck it, quando l'ho messo, somehow un po' di olio è uscito. E quindi mi aveva sporcato lì la zona delle candele, no? E allora il meccanico mi ha fatto notare questa cosa. Chiedo perdono. Non lo faccio più. No. Alla fine, so che accorgimento sull'attaccatura dei sedili, sono attaccati con come si chiama? Con lo sputo. Questi qua, se batti la macchina forte, questi qua si strappano via. Sono proprio alla cazzo. Si strappano via. Quindi vi consiglio, o voi nuovi acquirenti di questa macchina del Watts, di fare bene attenzione. Questo qui è l'unico sedile che va avanti e indietro, che si può spostare. L'altro no. Le api, vedi? Guarda, adesso gira qua così, ma queste cercano il posto per fare il nido e avevano già trovato qua così. Adesso io ho già ripulito, ma entravano qua. Hai capito? Le ragazze. Comunque questo qua è l'unico sedile che va avanti e indietro, che si può spostare. Altrimenti, ciao Teresa. Allegria, eh? Allegria. Ecco, questo qua è l'unico che si può spostare avanti e indietro. Con questo affare qua pulsantino, che adesso sono un po' in bratta, comunque ecco, quello lì è l'unico. Mentre l'altro, come questo, si può solo fare, no? Inclinare lo schienale. Cazzo, mi sono ricordato anche schienale, bestiale. Perché? Perché gli metti la schiena. Ecco, that's it. Siccome ho portato la Vespa qui a farla sistemare, che gli dovevano fare il colore al cofano del motore, allora mi hanno fatto vedere questi mezzi che sono invisibili, non si vedono con il night vision.
no? E questi qua sono mezzi militari che loro fanno proprio per l'esercito. E quindi ho detto, magari porto anche la mia UAZ. Questi sono tutti mezzi militari, a parte i quad e qualche quad militare, no? La torretta, magari ne faccio mettere anch'io una. Suspension, cioè, mica da ridere, eh? Allora ho pensato, mo adesso porto la mia UAZ e vediamo che cosa mi dicono. E soprattutto, how much it will cost. No? Mezzi militari, non male. Materiale laminato, laminato all'interno, no? Sembra plasticazza, invece dopo dentro c'è una lamina di metallo. Sembra plasticazza, ma dentro c'è una lamina di metallo. E that's it, insomma, no? Considerando questi mezzi militari, perché bravo il mio meccanico, per carità, molto bravo, però lì la lui gli manca luce, insomma, gli manca. Insomma, niente, ora vedo qua quanto mi prendono per lavorare sulla UAZ e dopodiché farò le mie trattative e decisioni. Questa guarda che bella, è un 125 Brixton. Là fuori altri mezzi militari. La mitica UAZ, vediamo com'è. Guarda che bella. Questa qui è un po' piccolina. Questa è già professional, c'è anche l'estintore. Guarda, luci, il cavetto blu, questa bellissima questa qui. Guarda, questa qua è già molto più professional. Che cazzo. Mai guidato una di questi. Deve essere molto interessante, però oramai considerando, no? Anche questa è più piccolina, va bene per andare a funghi. Piccola osservazione, raramente il cesso per l'urina, per urinare, viene usato qui in Polonia. Tutti si rinchiudono sempre là, ma raramente viene usato questo. Sarà per, come si chiama? Pudore, non so, però non lo usano mai. Bene, ho ritirato la macchina da pochi giorni dal meccanico e ho detto, vabbè, siccome stamattina faceva freddo, ho voluto attaccare il riscaldamento. Ma dimmi te se si può rompere il riscaldamento. Cioè questo qua non scende e non sale, è rimasto bloccato così. Ecco, gli ho dato un po' di WD-40 e la ruggine si è impossessata anche del riscaldamento del tubo, che praticamente proprio non si riesce a muovere. Gli ho dato un po' di WD-40 e sembra che la cosa si stia migliorando. E beh, una UAZ, che cazzo.